Atti vandalici contro l'auto di Gianni Baldini, l'avvocato che ha difeso il minore con uno dei due genitori in Novax e che alla fine, con una sentenza del giudice del Tribunale di Arezzo, è riuscito a vaccinarsi. L'auto è stata rigata e i Novax hanno anche lasciato questo biglietto. È un gesto molto spiacevole, è inutile negarlo, che ti lascia perplesso perché poi ho fatto soltanto il mio dovere. E comunque, se l'obiettivo era di intimidire, hanno sbagliato modo e bersaglio, perché io sono convinto di quello che ho fatto e proseguirò lungo questa strada. Rilevo soltanto che purtroppo non esiste un vaccino per l'imbecillità e la stupidità, neppure sperimentale, e non aggiungo altro.